questione di poco conto, anche perché si tratta di tutelare innanzitutto il territorio. Voi chiedete ad esempio un piano idrogeologico che sia una premessa naturale a un nuovo contratto collettivo nazionale. Sì, per quanto riguarda la questione degli idraulico forestali, noi siamo purtroppo in scadenza di contratto da 6 anni, quindi questa piattaforma, all'interno di questa piattaforma noi chiediamo al governo un piano nazionale per il dissesto idrogeologico e un piano nazionale di intervento nel settore forestale. Non esiste una politica nazionale forestale di gestione del bosco, sostenibile del bosco. Credo che questo vada fatto, ci vuole un orientamento nazionale e poi ci vuole la declinazione a livello territoriale degli interventi che si devono fare. Con questo documento, con questa iniziativa nazionale, noi stiamo dicendo al governo di avere maggiore attenzione non solo per il settore ambientale e forestale, ma per l'intero comparto, quindi l'industria alimentare, l'agricoltura, la cooperazione, perché questo è stato un settore che è meglio se contraddistinto in una fase di crisi, questo è un settore anticiclico e quindi deve avere più attenzione. Noi in questo documento che consegneremo stamattina al prefetto chiediamo che alcune tipologie di lavori vengano inserite tra i lavori usuranti. Noi diciamo non tutti i lavori sono uguali. E quindi non è possibile non considerare una bracciante agricola che lavora sotto le serre lavoro non usurante. E io credo che sia molto più usurante quel lavoro rispetto a tanti altri lavori. E quindi questo significa far superare la fase della Fornero, dare la possibilità a questi lavoratori di andare in pensione con 35 anni di contributo e 61 anni di età. Questo svilupperebbe anche, voglio dire, quel sistema di turnover che tutti ne parlano, ma se teniamo bloccate le persone all'interno delle fasi, fabbriche, altro che industria 4.0, cioè se non mettiamo in moto questo meccanismo noi avremo delle serie difficoltà per creare spazio di lavoro in un settore che è trainante ed è determinante, soprattutto per la provincia di Salerno. Noi parliamo di circa 25.000 braccianti agricoli, di lavoratori a tempo determinato, quindi io credo che questo è un settore che deve avere una maggiore attenzione dai livelli nazionali. Una maggiore attenzione soprattutto per le tutele delle donne, basta considerare che nel settore agroalimentare e nel settore agricolo l'80% sono donne, quindi una maggiore tutela per la famiglia, per la donna, va considerata. Noi in questo documento lo chiediamo con forza. E a dire la verità, noi il giorno 18 abbiamo fatto una grande iniziativa a Bari sulla legge sul caporalato, la 199, che è una legge che è anche in questo documento. Noi chiediamo non solo la repressione nei confronti degli aguzzini, ma chiediamo una politica territoriale, voglio dire, di accompagnamento e quindi il rapporto, voglio dire, con l'entrata al lavoro delle persone. Noi dobbiamo avere la capacità di saper valorizzare il lavoro agricolo, accompagnando i lavoratori immigrati, dandogli una dignità, non è che si fa solo con la repressione. Quindi noi chiediamo che questo settore abbia l'attenzione giusta che deve avere in un settore che è stato, ripeto, determinante e importante per l'intero territorio salernitano.